E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video unboxing e diciamo breve recensione di un prodotto e devo ringraziare voi perché questa ditta mi ha contattato per appunto andare a provare il loro interfono, ovvero questo, il Lexin GTX. Lexin comunque ditta cinese, però fa prodotti di qualità, presente ormai da più di 15 anni sul mercato e appunto ogni tanto esce con qualche prodotto nuovo. Mi ha chiesto di provare questo GTX e facciamolo, ragazzi. Niente, andiamo a fare un breve unboxing. Io l'ho già aperto, però l'ho poi riconfezionato tutto. Quindi questa è la scatola con cui arriva il nostro interfono. Guardate, comunque ho già visto che è davvero ben curata come confezione. Se abbiamo qua questo, qua abbiamo il nostro interfono, ragazzi. Così, ok, vediamo se me lo mette in primo piano. Ok, questo Lexin. E qua abbiamo tutti gli accessori, quindi andiamo a tirare fuori tutto e vi faccio vedere. In questo sacchetto abbiamo tutti cuffie e microfoni, quindi cuffia rigida, quella che andrò a utilizzare io, visto che la andrò a mettere nel mio casco modulare, quindi cuffia rigida che è già attaccata alle cuffie, c'è il microfono rigido che è già attaccato alle cuffie, poi qua c'è anche il microfono non rigido, solo questo, che in pratica è da utilizzare soprattutto con gli integrali, un cavetto USB e cosa molto importante, ragazzi, c'ha la USB di tipo C, quindi vi fa capire che il prodotto è di qualità, già che ha la USB di tipo C. Non è facile trovare USB di tipo C sugli interfoni, quindi in questo pacchettino abbiamo questo. Poi abbiamo un altro sacchettino con gli agganci e gli attacchi, uno con l'adesivo della 3M, uno con l'adesivo della 3M e l'altro è quello a clip. Io andrò a utilizzare quello con l'adesivo, quindi. E poi dulcis in fundo, ragazzi, roba, cosa che mi è sembrata molto simpatica, cioè simpatica, molto carina, è la possibilità di andare a personalizzare il proprio interfono. Infatti in confezione ci mandano queste due cover da poter applicare al nostro interfono, cosa molto interessante che appunto andremo poi a fare. Quindi per il momento adesso andrò ad installarlo nel casco, l'installazione verrà, la farò in un altro video e poi farò un breve test in moto. E niente ragazzi, ci vediamo dopo direttamente in moto. Ok ragazzi, innanzitutto vado a spiegarvi come si fa a accendere. Quindi qua c'è il tasto d'accensione, questo qua, si accende da qua. E cosa molto utile, vi dice, beh, internamente al casco si sente che quanta batteria avete ancora a disposizione. Poi premendo questo tasto qua dove c'è un casco, vedete qua vi esce una doppia lucina
andiamo sul nostro cellulare e viene fuori GTX e lo facciamo associare al cellulare. Associa, e in questo momento, ragazzi, il nostro nostro interfono è connesso. Ecco, se come me avete un Garmin, dovete essere connessi sia al cellulare che all'interfono, quindi scollegatevi dall'interfono e collegatelo direttamente al navigatore. Questo è uno Zoom XT, non so per gli altri navigatori come succede. Comunque qua ho connesso tutte e due, cellulare e interfono. Eccoci ragazzi, adesso partiamo col test di questo interfono, test che ho già fatto ieri, non è andato tanto bene e oggi riprovo, magari urlavo un po' troppo. Quindi riprovo un attimo parlando normalmente. Quindi adesso parto con la chiamata. Mi mangio il mon chéri. Eccolo qui, no? Così. Mon chéri. Un altro mon chéri. E due mucchi e finì la scatola. Allora, elenco chiamate. Via. Pronto? Mi senti bene, meglio rispetto a ieri? Si sente meglio? Meno disturbato, ecco. Meno disturbato? Boh, sto parlando più piano. Ok, bene, meglio. Più la parola si sente più limpida, più nitida. Si vede che ieri magari urlavo quasi e quindi parlando normalmente si sente bene, giusto? Ok, perfetto. Adesso apro il casco per vedere come si sente. Si sente lo... No, ho aperto il casco. Si sente bene? Meglio, perché prima si sente, ma è rimbomba di più col casco chiuso. Sì, ma molto più chiaro, sì. Col casco chiuso rimbomba molto. Ok, quindi col casco chiuso è un po' fastidioso, però potrebbe essere anche derivato dal casco. Comunque col casco aperto si sente bene? Sì, molto meglio, molto. Capisco molto meglio, sì. Va bene. Sì, pronto. Rispondi. Ok. Sì. Pronto? Pronto, ma perché non rispondevi prima? Non lo so, non andava da solo questa volta. Non lo Prima so. mi dava, magari non c'era la connessione, perché mi dava la segreteria. Ah, no, ma non mi rispondeva il coso. Si sente bene? Ma hai tirato giù il casco? No, cioè è chiuso adesso. Appunto, è chiuso il casco. Quindi. Si sente subito che l'hai chiuso, sente più rimbombato. Però cioè non è come ieri, o è, co è come ieri? È come ieri? Meno, però è più afono, cioè non so come spiegarti. Ok, così invece si sente meglio. Sì, così più nitido. Boh. È come quando sei in una stanza chiusa che rimbomba il suono. Porta per forza, magari devo aprire le valvole del casco. Vabbè, si vede che quando mi chiami
apro il casco. Buono, sì. Ok, adesso faccio una prova un po' più spedito. Mi senti? Mi senti? Sì. Adesso faccia mi giù. Mi senti hai bene? Giù la visiera. Hai giù la visiera? No. No. Mi sento bene. Mi senti bene? Mi senti bene? Sì. Ok. Fino a 90 all'ora si sente bene, col casco aperto. Sì, ma, sì col casco aperto, sì. Col prova, aspetta, ma se vai forte che c'hai il casco aperto. Provo forte col casco chiuso. Provo più forte col casco. Aspetta, eh. Ah, hai aperto le valvole. Allora, adesso è col casco chiuso. Ok, non è uguale di prima, si sente bene. Si sente bene? Mi sento un po' rimbombato. Vabbè, è normale, eh. Sì. Aspetta che accelero un attimo. Si sente bene adesso? Un po' meglio? Sì. Sempre rimbombato. Non dire sì quando è no. Non dire sì quando è no. Non ho capito. Non hai capito, porta. Non dire sì quando è no. Se è un po' rimbombato si sente un po'. Allora, il discorso lo capisco, solo che ha un suono più rimbombato. Ok. Si capisce quello che dici. Ok, mentre col casco aperto a posto, adesso c'ho il casco aperto. È meglio. Ok, sì, è bene. Meglio. Perfetto, grazie della sua recensione. Ciao. Spegni pure. Sì, ciao. Ok. Ok ragazzi, quindi ricapitolando un attimo, col casco chiuso è un po' rimbombato il suono, però magari è relativo al casco, non lo so, mentre col casco aperto anche fino a 90 all'ora si parla davvero bene, cioè abbastanza bene. Quindi che voto gli darei da 1 a 10? Gli darei un 6,5. Si potrebbe fare meglio sicuramente, 6,5-7, dai, 7 meno, facciamo un 7 meno, dai, per essere buoni. Comunque vale 169 euro, SNI, non SNI, comunque è buono come interfono. Io da qua sento davvero bene, quindi sia con casco aperto che con casco chiuso davvero ottimo. Ecco, diciamo, l'unica pecca è appunto quando c'è il casco chiuso a comunicare con il cellulare, appunto l'interlocutore al telefono sente un po' rimbombare, però vabbè, basterebbe magari aprire la visiera, senza aprire il modulare, apri la visiera e rispondi. Quindi niente ragazzi, voto 7 meno, io vi lascio il link in descrizione. Spero che questo test vi sia interessato, test che come vedete, anche se c'è qualche difetto, io ve l'ho detto, quindi seguirà magari una prova per vedere con altri interfoni come si comporta. Per il momento diciamo rimandato a settembre. Però io comunque lo uso, ringrazio Lexim per avermelo mandato per testarlo, gli darò il mio feedback, magari andranno a migliorare quello che è questo interfono, però devo dire che a livello di interfoni Lexim non è, secondo me viene dopo sicuramente Cellular Line e Garmin, tutte quelle marche lì più blasonate. Poi a livello cinese penso che sia una delle top di gamma, anche se comunque qualche difetto, come avete visto, ce l'ha. Quindi niente ragazzi, questa recensione onesta, io sarò sempre onesto, sono sempre onesto nelle mie recensioni, anche se me l'ha mandato a gratis,
è questa. Quindi se vi piacciono questi video, iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace, così da darmi la possibilità di provare altri accessori, provare altri interfoni, provare altre cose inerenti appunto alle nostre amiche moto e alle nostre amiche a due ruote. Quindi grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao. Thank you.